Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui, siamo ritornate puntualissime, ore 18:30 per parlarvi di tutto ciò che è successo nel mondo, non solo in Italia in queste ultime 24 ore. Possiamo dire che oggi sarà una puntata proprio che rispetterà tutti i crismi del gossip, quindi litigi, amori, inciuci, serie TV scandalistiche, quindi davvero chi più ne ha più ne metta, e a noi così piace. Una puntata almeno a settimana, un po' più trash per così dire, ci vuole. E oggi è proprio quel giorno. In mia compagnia, come sempre, Elvira Vigliano. Ciao Ciao Elvi. Ale, ben ritrovata. Oddio, Siamo pronte per questa puntatona. non proprio perché il livello degli argomenti è un po' basso, però ci permetterà, insomma, di trattare un po' di tematiche, come sempre. Esatto, di trattare un po' di tematiche anche molto diverse tra loro e iniziamo subito dando e dispensando consigli agli appassionati di serie TV, perché ovviamente spesso l'abbiamo detto nei mesi scorsi, aiutati molto anche dalle varie zone rosse, arancioni, gialle, dalle restrizioni, coprifuoco e persino i lockdown, ci siamo appassionate molto alle serie TV, ai film, insomma abbiamo visto tutto ciò che non avevamo usufruito e fruito in tutta la vita in quel lasso di tempo. Proprio per questo le serie TV hanno avuto una grande spinta rispetto anche ai film, ovviamente i cinema sono stati chiusi veramente molto a lungo ed anche oggi in queste settimane hanno subito un grande rallentamento. Vanno fortissimo le varie piattaforme online, quindi di streaming, dove veramente si può trovare di tutto, documentari, biografie, gli stessi film e queste famose famigerate serie TV anche incentrate su numerosi personaggi. La notizia molto particolare è che proprio un personaggio di una futura serie TV non solo appunto sarà in realtà protagonista delle vicende accadute sulla sua stessa pelle e veramente poi dispenserà tantissimi dettagli che non sono emersi in questi anni, ma poi l'ha persino autoprodotta. E stiamo parlando, so che non ve lo aspetterete assolutamente, di Monica Lewinsky. Sì, un personaggio che insomma gode di una forte autostima e lo ha dimostrato con questa nuova scelta. Fatto sta che insomma queste serie TV autobiografiche vanno molto forte perché l'abbiamo visto con quella su Totti, insomma ognuno di noi ha il bisogno di conoscere i segreti delle vite di queste star, come se fosse un bisogno comune, anche perché, ripeto, il fatto di porli su un piedistallo e poi riuscire a capire come in realtà i problemi siano in realtà tutti uguali, perché ognuno di noi ha gli stessi problemi e se li hanno anche i VIP, almeno tiriamo un sospiro di sollievo. È vero, la cosa molto molto particolare è appunto che solitamente, come è successo anche con la serie TV su Totti, c'è una produzione esterna che poi si confronta col personaggio in questione per essere più verosimile possibile. Quindi nel caso di Totti si è usufruito della sua autobiografia, ci sono stati dei dettagli nuovi raccontati sempre ed esclusivamente dal punto di vista di Francesco Totti. Nel caso di Monica Lewinsky invece non solo racconterà la sua storia, ma poi autoprodurrà proprio questa serie TV, quindi sarà veramente ricca di particolari mai svelati anche di questa relazione extraconiugale con Bill Clinton. Quindi sarà tutto molto molto particolare e sono curiosa di vedere anche come verrà trattato l'argomento, che poi è anche molto delicato. Dopo tanti anni di silenzio era rimasta un po' lontana, ovviamente dopo il grandissimo scandalo, lontana dai riflettori, poi persino ha deciso di farne una serie TV. Sì, forse proprio per ripulire un pochino la sua immagine, perché insomma, anche nel caso dei VIP, una donna viene sempre additata come essere una persona facile, diciamo così. Quindi magari dare la propria versione dei fatti anche dopo anni potrebbe essere un modo per riscattare se stessa. Fatto sta che si vanno a toccare poi alcuni piedistalli della tradizione e nel caso di Bill Clinton, insomma, le conseguenze potrebbero essere tantissime. Non credo che lei si sia confrontata con Bill Clinton per trattare questo argomento, quindi sicuramente, insomma,
ci saranno parecchi problemi qualora, insomma, il nome di Bill Clinton venisse poi utilizzato e strumentalizzato anche per mostrare alcuni aspetti un po' negativi. Le cose si fanno sempre in due, come sappiamo, però raccontare solo una versione a volte può essere un'arma a doppio taglio. È vero, anche perché di tutta quella questione, che ormai è anche abbastanza vetusta, lei ne è uscita malissimo, ovviamente, come spesso accade alle donne. Anche questo sarà un fil rouge della puntata, proprio determinate problematiche affrontate dal punto di vista femminile, problematiche poi della quotidianità, come può essere appunto un amore, può essere un litigio in famiglia, del quale parleremo dopo, e quindi ovviamente tutto assume un punto di vista diverso, come spieghiamo spesso. Mentre nonostante Bill Clinton sia un personaggio ovviamente conosciutissimo e che faceva parte veramente dei piani più alti della politica internazionale, però ne è uscito sempre sì ridimensionato, ma mai come l'immagine della stessa Levischi. Sì, lei non ci ha fatto una bella figura, anche perché insomma è stata scelta poi una strategia diversa, come accade poi con questi scandali. Nel caso insomma di massimo splendore di Bill Clinton, lei ha deciso di farsi da parte, di non rilasciare dichiarazioni, e credo che Bill Clinton non l'abbia ringraziata per questo, perché insomma dare la propria versione dei fatti potrebbe anche aiutare le persone a dare comunque al pubblico una risposta a determinate domande. Fatto sta che insomma Monica Lewinsky si è costruita un personaggio che continua a portare avanti e che credo sia difficile poi da porre sotto accusa, perché insomma nel caso di Bill Clinton non è stata l'unica delle donne che gli giravano attorno, quindi sicuramente in questo caso dire la verità a volte insomma nobilita anche la persona che lo fa. Sono molto curiosa di vedere questa serie TV e tutti i dettagli che emergeranno, proprio evidentemente della storia personale poi della stessa Monica Lewinsky. Quindi è stato scelto anche già il cast, un'attrice molto somigliante alla lei ovviamente più giovane, e siamo molto curiose poi di vedere effettivamente la produzione. Cambiamo argomento, abbiamo parlato di problemi sentimentali e è necessario a volte parlare, come è successo anche ieri con la famiglia reale, anche di problemi familiari, perché effettivamente non sempre, soprattutto nelle famiglie numerose, si riesce ad andare tutti d'accordo. Ebbene, lo sapevi che Elettra Lamborghini ha tantissime sorelle e tantissimi fratelli? Lo sapevo, però non pensavo così tante. Ero rimasta ad una, ma in realtà è una squadra di calcio quella che quella a cui facciamo riferimento. Eh sì, ne sono un bel po' effettivamente che sono lontani dai riflettori, almeno non sposano lo stile di Elettra, che è molto sopra le righe rispetto alla famiglia Lamborghini, ed Elettra soprattutto con la famiglia ha un buon rapporto, ma c'è sua sorella Ginevra che non può dire lo stesso. Infatti c'è stato un allontanamento da parte di entrambe. Ancora non sono noti i motivi, ma secondo me qualcosa a che fare proprio con lo stile di vita della stessa Elettra, che appunto, l'abbiamo detto, è molto lontano da quella che può essere il comportamento di una famiglia che comunque ha un cognome, un nome molto importante, che quindi vuole mantenere sempre un certo riserbo sulla propria vita privata e la propria vita personale. E invece lei ovviamente è così, è verace, lo diciamo sempre, appare sui social anche molto molto sfrontata. Proprio infatti sugli ultimi lavori della stessa Elettra è intervenuta ancora una volta Ginevra, la sorella, e a poche ore dall'uscita del videoclip di Pistolero, che poi ritorna sempre nei nostri discorsi, appunto ha cercato di dire la propria, non nominando mai l'oggetto e il soggetto delle critiche, dicendo però che stava assistendo a qualcosa di veramente molto molto brutto, molto trash, molto volgare, dal quale si stava appunto distaccando con tutta la sua forza, e soprattutto ha voluto far capire che in famiglia non sempre si è tutti uguali e forse qualcuno è troppo diverso. Sì, nel caso di Elettra l'abbiamo detto, ha avuto una trasformazione, una crescita diversa rispetto a come ce la ricordiamo.
In una serie di interviste che Elettra ha rilasciato, comunque ha detto di aver di essersi sempre confrontata con il padre, per il quale nutre profonda stima e profondo affetto. E lo stesso padre, insomma, le ha detto che è libera di fare quello che vuole, quindi da parte, insomma, dei genitori non c'è tutta questo distacco. Fatto sta che, insomma, lei è stata forse sempre la più preferita perché ha scelto un tipo di carriera completamente diverso. A lei piace la musica, piace cantare, però si è resa poi protagonista anche di una serie di apparizioni in televisione che si distaccano un poco da quello a cui siamo abituati. Proprio ieri sera ho visto la pubblicità di un futuro show che verrà fatto sulla vita di Elettra Lamborghini, quindi eh beh. Probabilmente, insomma, ci sarà anche la spiegazione di qualche dettaglio sui rapporti familiari e sulla scia, insomma, della famiglia Kardashian. Anche in questo caso ritorniamo su queste tematiche. Il problema è che la gelosia che esiste tra sorelle, tra fratelli, non possiamo capirla perché non la viviamo. Certo. Però da questo punto di vista, insomma, potrebbe esserci qualcosa che non va. Di solito c'è sempre un figlio preferito, anche se è un accordo taciuto tra le parti. Fatto sta che vediamo come una figlia o un figlio vengano trattati in modo diverso. È un'idea che purtroppo ci si fa, per quanto i genitori tendano a dire che i figli sono tutti uguali. È vero, anche perché poi ci sono un po' le idee confuse per quanto riguarda anche questo allontanamento. Infatti la stessa Ginevra ha commentato tempo fa anche la problematica di non essere stata invitata al matrimonio della sorella, quindi vuol dire che effettivamente sotto c'era una problematica molto molto grave, e ha commentato la cosa dicendo: no, non sono potuto andare, però faccio tantissimi auguri a Elettra e al suo compagno, ovviamente, di una vita felice. In un'altra intervista però Elettra ha dichiarato che in realtà al matrimonio non c'erano assenti, c'erano tutti gli invitati e le persone a lei più care che le sono sempre state vicine, quindi più chiaro di così? Sì, una frecciatina che ha colpito in segno, perché insomma quando si parla di queste dinamiche, soprattutto in situazioni goliardiche come quelle di un matrimonio, la mancanza di una figura importante si sente. Da questo punto di vista vuol dire che Ginevra non ha mai vissuto questo amore e probabilmente non ha mai creato un legame con la sorella. Queste dinamiche ritornano un po' sempre, l'abbiamo visto anche con le sorelle Valli, che insomma anche lì ne sono tantissime e non condividono poi lo stesso stile di vita. Forse tra sorelle, insomma, c'è questa gelosia, c'è questa invidia che è difficile poi da far passare, perché quando poi non si parla, non si comunica, si crea un muro ed è difficile poi scavalcare o distruggere questo muro. È la cosa più brutta, proprio la mancanza di comunicazione, che rende poi problemi ancora più grandi, così come è successo anche alle sorelle Lamborghini. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, come sempre, ma ritorniamo tra pochissimo, perché c'è ancora ora tanto da dire qui a Gossip Mania. Tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui dopo un piccolissimo break pubblicitario. Abbiamo parlato di litigi familiari, abbiamo parlato di nuove serie TV assolutamente irriverenti che ci terranno compagnia in futuro. Adesso dobbiamo parlare anche di confessioni, poiché lo sappiamo, è la band più chiacchierata del momento, sono i Maneskin, eppure le interviste continuano, non vogliono proprio lasciarli un attimo in pace. Hanno vinto Sanremo, hanno vinto l'Eurovision, record battuti in tutto il mondo, non solo in tutta Italia, con il brano Zitti Buoni, il più ascoltato nelle classifiche, la Hot 100 e la Hot 200 di Billboard, quindi parliamo veramente di record stracciati, e sono veramente pochissime le canzoni italiane che sono entrate all'interno di queste importantissime
altissime classifiche, eppure fanno parlare costantemente i gusti sessuali dei vari protagonisti. Prima hanno cercato in tutti i modi di convincere i fan che ci fosse una storia d'amore tra Damiano e Victoria, poi la stessa è stata smentita e loro hanno iniziato a giocarci tantissimo, come è giusto che sia, perché ovviamente bisogna dare poi al pubblico quello che vuole. Certo. Quindi è la prima regola del marketing, e hanno fatto anche bene, sono giovani, ci scherzavano. Damiano poi finalmente ha pubblicato la foto con la sua compagna Giorgia, quindi Victoria era stata messa da parte e volevano cercare di capire se anche Victoria avesse un compagno, e nell'ultima intervista lei in realtà ha detto sì, ho avuto ovviamente dei fidanzati in passato, ma ho avuto anche una fidanzata, quindi ho messo un po' in discussione tutta la mia vita, ma l'importante è la salute, che sono felice, che sto bene e mi diverto con i Maneskin. Sì, ed è un buon punto di partenza. La bisessualità, insomma, oggi non è che sia poi tanto accettata, è sempre un tabù, come la sessualità in generale. Fatto sta che, insomma, fare questa affermazione rientra anche un pochino in quello che siamo abituati a vedere dei Maneskin. Sono dei personaggi controcorrente, quindi anche da questo punto di vista non hanno fatto altro che confermare ancora una volta quanto tutto ciò che rappresenta un tabù in realtà non lo è. Parlarne tranquillamente, senza la paura di dire quello che si pensa e quello che si è fatto, credo che sia un buon punto di partenza. È vero, anche perché poi nella stessa intervista Victoria ha parlato proprio di Damiano, ha detto è impensabile, soltanto l'idea che Damiano, come hanno detto molti giornalisti all'Eurovision, facesse uso di droghe, perché va a letto prestissimo, alle 23 già dorme, perciò forse è così energico, sì, anche sul palco, prima di dormire prende la camomilla o una tisana, quindi dorme proprio bene beato, non fuma, non beve, niente di niente. Quindi assolutamente è una persona che con la droga non ha avuto e non avrà mai nulla a che fare, proprio nel rimarcare ancora una volta come le apparenze, soprattutto nel mondo dello spettacolo, possano davvero ingannare. Non bisogna mai fermarsi, ma questa è una regola di vita in generale, alla prima impressione, quindi alla parte più superficiale, alla copertina del libro, come spesso si dice. Sì, forse per il modo e la società in cui siamo cresciuti, siamo abituati a vedere tutto ciò che si discosta dallo standard come qualcosa di negativo. In realtà non lo è, perché queste parole sono state poi la testimonianza di come tutto ciò, come hai detto tu, che appare in realtà può anche non essere. I Maneskin credo che giochino molto sull'illusione, capendo anche che nella nostra società ci sono alcune cose che non possono essere dette ed altre che non possono essere fatte. Soprattutto grazie a loro, insomma, stanno uscendo fuori parecchi altarini su cosa le persone pensano di determinati elementi e soprattutto di come la nostra società sia ancora ancorata a quei ideali tradizionali che in realtà devono essere smantellati, perché il tempo passa, si va avanti e bisogna anche capire come magari parlarne apertamente di tanti problemi potrebbe essere la soluzione anche a tutta la violenza che sta dilagando. Troppa violenza, davvero, ne parliamo ormai ogni giorno, ogni settimana, ne parleremo anche nel nostro prossimo argomento che si unisce benissimo a quello attuale. E poi, per mettere infine un po' di pepe a tutta la situazione, sono emerse anche delle dichiarazioni di Giorgia, appunto la fidanzata di Damiano, che ha detto che in realtà lei si giudica bisessuale e quindi alla fine va tutto bene, nel senso che sono tutti felici, non c'è ovviamente un'etichetta da porre, perché anche in questo caso, l'abbiamo detto anche in passato con varie star e starlet del mondo della TV e dello spettacolo e della musica internazionale, che persino utilizzano il loro, sì, i pronomi, esatto, i pronomi molto molto estesi, quindi fondamentalmente quando c'è amore non c'è etichetta che tenga. Quindi questo è il messaggio comunque più importante. Sì, il problema è che non viene recepito questo messaggio, perché insomma immaginare una donna che è in coppia con un uomo e che afferma di essere bisessuale, insomma, crea un po' di confusione. Ma credo che forse siano anche cose che si possono vivere quando non si è abituati ad etichettare una relazione, una storia, un'amicizia. Quando si cresce lontano dai canoni che la società ci impone, quindi forse è un messaggio molto chiaro che però non vuole essere recepito. E insomma,
condivido appieno quest'idea perché credo che comunque, soprattutto nella fase adolescenziale, ognuno possa attraversare questo momento di confusione in cui effettivamente si cerca di capire qual è la sessualità a cui si appartiene e la paura anche di dire quello che si prova, quello che si pensa, crea poi anche problematiche psicologiche molto difficili che portano poi anche a volersi nascondere, a non voler dire la verità persino ai propri familiari per la paura di una conseguenza. Proprio parlando di etichette c'è un'altra situazione un po' particolare che abbiamo letto sulle pagine dei rotocalchi italiani, infatti ormai stiamo abusando del video di Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro del nuovo singolo Tormentone dell'estate, mille. Proprio ieri vi avevamo preannunciato che era uscito il videoclip, molto molto simpatico, Orietta Berti, regina delle conchiglie, non solo, simpaticissima veramente all'interno del video, mentre Fedez e Achille Lauro giocano ad essere più seri. Quindi è questo un loro ruolo che poi va avanti anche in varie interpretazioni, in vari brani, in vari video dell'ultimo periodo. Nonostante ciò però c'è qualcuno che ha avuto qualcosa da dire anche molto importante. All'interno del video abbiamo visto alcune drag queen che sono protagoniste, scherzano a bordo di questa piscina e di questa maxi villa. Proprio loro, infatti, nello specifico due, hanno scritto a Fedez, che è sempre molto sensibile per quanto riguarda le problematiche delle varie comunità, LGBT e tutte le altre, più, perché ne abbiamo parlato che ormai si appone anche un più proprio per includere tutti i tipi di comunità e non escluderne nessuna. E loro hanno denunciato a Fedez che nella produzione del video durante le riprese sono state trattate molto male. Prima di tutto etichettate veramente con qualsiasi nome, persino con trans, non capendo proprio il loro ruolo lì e la loro presenza. Sfruttandole, sottopagandole, facendole stare ore e ore al sole, sbeffeggiandole solo per il loro abbigliamento. E si sono appellate proprio con una lunga lettera, che ovviamente non vi leggo, ma che potete trovare sui social, a Fedez, proprio perché esponente della sensibilità e quindi potrebbe capire le loro esigenze, e poi si appelleranno ovviamente anche alle vie legali. Sì, nel caso insomma trattato, credo che le drag queen siano nate con Platinet, perché insomma è l'emblema di questa nuova generazione che vede comunque la sessualità in modo molto, con un confine molto labile, ed è sicuramente da apprezzare, sebbene oggi non siano molto considerate, quindi riesco a capire anche il loro modo di vivere anche il set. Fatto sta che insomma è confusionario oggi dare un nome alle diverse sessualità che esistono, perché non parliamo più di sessualità binaria ma anche di persone che magari la sera si trasformano. Prima eravamo abituati ai supereroi, adesso siamo abituati invece alle drag queen, ed è questa evoluzione che sicuramente ci colpisce, però che allo stesso tempo ci fa anche pensare come tutto stia andando avanti ma noi siamo ancora fermi. Nel caso delle drag queen, insomma, non per forza si deve parlare di sessualità, molto spesso si tratta semplicemente di uomini o di donne che magari decidono di travestirsi da uomo, proprio perché questo confine tra generi non esiste. Esatto, poi diventa anche uno spettacolo perché ci sono poi vere e proprie forme d'arte, come ad esempio può essere in maniera diversa il burlesque, che proprio mettono al centro queste trasformazioni con dei trucchi fantastici, dei vestiti bellissimi. Il problema è, come dicevamo ieri con San Giovanni, purtroppo bullizzato soltanto perché vestito di fucsia, e che si continua a giudicare una persona in base a come si veste, alle sue scelte, ai suoi capelli, al colore degli abiti e alle troppe paillette, evidentemente. Sì, il problema è che magari vogliamo ispirarci a altri paesi europei e non. Il problema è che è difficile, soprattutto perché al giorno d'oggi nei piccoli paesini che compongono la nostra amata penisola ci sono ancora delle idee molto salde che riguardano le tradizioni, quindi se questo magari accade a Roma, a Napoli potrebbe essere visto in un modo diverso, così come a Milano o magari, che ne so, Catania, insomma è tutto diverso da come viene poi interpretato e da come si vive la società.
Le drag queen rappresentano una novità per molte persone che ancora non riescono effettivamente a categorizzarle ed è proprio questo il problema, che non c'è ancora chiarezza su questo fatto, perché magari se fossero proprio le drag queen a dare chiarezza su come interpretano anche loro la sessualità, forse si eviterebbero anche queste confusioni tra gli appellativi che vengono dati, perché purtroppo si è immaginati a vedere chi si trasforma sempre in qualcosa di negativo. Speriamo davvero di non parlarne più di tutte queste problematiche, di bullismo, ora che siano personaggi noti o meno noti, però veramente ci piace tantissimo parlare di argomenti anche un po' meno leggeri e che ci possano dare spunti di riflessione, però veramente speriamo che il mondo possa andare un po' avanti, la mente delle persone aprirsi e capire realmente come approcciarsi anche alle persone, valorizzando la propria parte interiore, non giudicando l'esterno appunto con superficialità, come ci si veste, anche come ci si comporta, perché magari dietro a un comportamento ci sono tante motivazioni, così come dietro la scelta di un abito, quindi bisognerebbe prestare un po' più attenzione e ascoltare un po' di più, non soltanto parlare. Sì, anche perché fortunatamente insomma i social stanno aiutando questa transizione di cui parliamo ormai da mesi, e utilizzando proprio alcuni effetti quali la transizione, magari vedi ragazzi o ragazze trasformarsi. Bene. E fanno vedere anche il loro glow up, quindi il loro miglioramento che si è avuto nel tempo, non nascondendosi più. Quindi forse proprio tramite i social riusciremo ad arrivare a questo processo molto lento, che non sarà accettato da molti, però è una piccola battaglia che si unirà alle altre, quindi speriamo. Speriamo bene davvero, noi intanto siamo in chiusura, grazie mille Elvi. Grazie Ale. Ci rivediamo domani, tieniti domani prontissima per tutti gli ultimi inciuci e tutti i gossip del momento, quindi a domani, buona serata.